Ma ho Marco. sentito qualche vecchia idea che però non veniva più pronunciata da tanto tempo, ad esempio quella dello Ius Soli, una nuova idea, soprattutto per come è stata detta, è quella del voto ai sedicenni, che non è la stessa cosa dirlo in un anno qualsiasi o nell'anno della pandemia, perché significa dire nel concreto che quei ragazzi e quelle ragazze che oggi non vanno fisicamente a scuola dovrebbero avere un modo di far sentire la loro voce in una democrazia, la voce e la rappresentanza politica. Sullo stai sereno è un augurio ambiguo perché ovviamente ormai non si può dire, ma forse è lo stesso Letta che ha detto al PD di non stare sereno. Il soggetto di quella frase questa volta è PD, non è Enrico. Mi sembra tutto il discorso di ieri è PD non stare sereno, perché c'è poco da stare sereni, un partito che ha dimezzato i voti. È un partito che non riesce a parlare ai giovani, che è fuori dalla società ed è molto dentro il palazzo. Sono quasi citazioni testuali del nuovo segretario. In una democrazia malata, anche questo è stato detto da Enrico Letta, e quindi c'è poco da stare sereni, c'è molto da cambiare. Ed è stato lui stesso che ha detto: non vi serve un nuovo segretario, vi Ma vi serve serve un un nuovo nuovo PD? E poi PD, però bisogna vedere che è come un fai a modo farlo, no? Perché positivo. le personcine non sono cambiate. Però ci ritorniamo anche su questo punto, Marco. Mi riaprite un attimo Luca Sappino, perché è vero che il lavoro di Luca praticamente ci ha detto che sta lì a fare lo sfaccendato perché da Palazzo Chigi poca roba, però Esatto. sappiamo Draghi che appuntamenti avrà in giornata? E in Allora, io settimana te la farei vedere magari? l'agenda Ti ufficiale di Palazzo Chigi. Sono facilito, in settimana ci pagine sono bianche, bianche, appuntamenti. bianche fino a giovedì. Ah, Ce lo ecco. ricordava Elena Tessi, per ora l'unico appuntamento ufficiale segnato in agenda di Mario Draghi è la giornata di memoria delle vittime della pandemia da coronavirus. Mario Draghi sarà a Bergamo e ad ore è attesa la nota in cui ci verrà spiegato come si svolgerà questa visita, se sarà possibile seguirla per la stampa Va bene. oppure no, anche in questo caso o da me o da Elena Testi, dettagli presto. Va bene, va bene. No, chiedevo di Draghi, Marco, perché parlando di quello che è accaduto nel Partito Democratico mi è venuto in mente, ma Draghi sarà contento oppure no di Letta? Io penso di sì, perché era molto preoccupato per quello che si è capito il Presidente del Consiglio al momento delle dimissioni di Zingaretti, quando per qualche ora il governo Draghi è sembrato diventare un governo del centrodestra più altri. Il fatto che ieri Letta abbia detto il governo Draghi è il nostro governo rappresenta una messa a punto significativa, perché un governo di unità nazionale si fa almeno in due, con due parti, il centro-destra e il centro-sinistra, e poi ovviamente il Movimento 5 Stelle. Se l'unità nazionale la fa uno che parla tutti i giorni, Matteo Salvini, e gli altri che sono nel caos, è chiaro che è un'operazione che comincia a infragilirsi. Quindi credo che sia contento. Due, condivide con Letta una comune visione dell'Europa, tante cose uniscono Draghi e Letta, anche una certa sobrietà comunicativa. Io credo che nell'agenda che tu chiedevi a Luca Sapino, credo che bisognerà aggiungere che forse questa è la settimana in cui Draghi parlerà e forse parlerà anche con i giornalisti. Non credo che non ho notizie precise in merito, quindi non posso scrivere un punto di agenda, però posso immaginare che questa è una settimana in cui anche questo fronte sarà spezzato. Finora Draghi non ha mai parlato con i giornalisti, né a Fiumicino, dove è stato venerdì, ha comunicato con un messaggio per l'8 marzo, ha parlato alla Camera, al Senato per la fiducia. Ora credo che questo passo sia il Va momento bene, noi siamo qua, lo compierlo, racconteremo, di ovviamente rispondere alle domande. consigliamo al Di Premier a rispondere alle partire dalle domande. E 14, chissà che perché questa non sia insomma. la settimana buona. No, no, vediamo, ma ripeto, dopo le 14. Alessio? 14:15, Sì. 14:20, insomma, più o meno 06:00.